Rifiuti tessili e pannolini, 20 milioni per un impianto di riciclo. Il comune di Capannori vuole raggiungere il 95% di differenziata e sigla un accordo con Rete Ambiente per creare un percorso condiviso di sostenibilità. I Kiss scelgono il Summer per festeggiare i 50 anni del gruppo. La band statunitense ci ripensa e, anziché chiudere la carriera con l'ultimo tour, quello di addio, annuncia la presenza a Lucca il 29 giugno 2023. Primo weekend di Desco nel ricordo di Andrea Bertucci, grande successo in centro storico per la manifestazione dedicata ai prodotti locali. Fra gli appuntamenti anche il sentito ricordo dell'oste Garfagnino. Il calcio, il Pontedera non si ferma più e rientra sulle prime. 9 risultati utili consecutivi hanno riportato i Granata nella parte alta della classifica di Serie C, finora dominata da Reggiana e Gubbio. Bentrovati con l'informazione del nostro telegiornale, l'edizione che riguarda Lucca Piana e Garfagnana. In primo piano, lo avete sentito, parliamo della strategia del comune di Capannori per raggiungere il 95% di raccolta differenziata sul territorio. Oggi è stato siglato un importante accordo con Rete Ambiente. Vediamo di che cosa si tratta. Un investimento da oltre 20 milioni di euro per la realizzazione di un impianto di riciclo dei pannolini e di selezione dei rifiuti tessili. Obiettivo: spingere Capannori oltre il 95% di raccolta differenziata per continuare sempre più a ridurre a monte i rifiuti prodotti. Per questo motivo il sindaco Menesini, il direttore del centro ricerca rifiuti zero Rossano Ercolini, il presidente di Rete Ambiente Daniele Fortini e il presidente di Ascit Ugo Salvoni hanno firmato un protocollo d'intesa in cui sono messi nero su bianco i punti concreti con cui arrivare a Capannori circolare entro il 2030. Ma intanto si rafforza la collaborazione con il centro ricerca rifiuti zero, con Rete Ambiente e con Ascit, proprio per raggiungere questo traguardo importante di rifiuti zero che ci siamo dati, in questo caso a partire da tutto il tema dei pannolini e pannoloni che i cittadini capannoresi stanno già differenziando, per arrivare al tema del tessile che dal 1 gennaio inizierà come raccolta differenziata. Pannolini si può tentare di ridurli attraverso il pannolino lavabile, ma i pannoloni non hanno alternativa allo smaltimento se non vengono riciclati, e questo è il senso della piattaforma che speriamo venga finanziata attraverso i progetti nazionali di ripresa e resilienza. Il progetto, che rientra nel piano industriale di Rete Ambiente, sarà portato avanti, assicura il presidente Fortini, anche qualora non dovessero arrivare i fondi del PNRR. Ma siamo in attesa delle graduatorie definitive del piano nazionale di resilienza e ripresa e dovrebbero arrivare entro pochi giorni. In ogni caso la nostra volontà è quella di costruire questi impianti a partire dalla fine del 2023, quindi i tempi di cantiere. Prima dovranno essere progettati definitivamente e quindi autorizzati, alla fine del 2023 comincia il cantiere e per la metà del 2026 avere in esercizio. Voltiamo pagina, situazione coronavirus, vediamo le grafiche, sono 594 le nuove positività in Toscana, al 20,9% il tasso di positività, 505 i pazienti ricoverati e 27 le terapie intensive. Si registrano 4 decessi in tutta la regione, in provincia di Lucca sono 85 le nuove positività. I Kiss scelgono il Lucca Summer Festival per celebrare e festeggiare i 50 anni del gruppo. La data in cartellone è il 29 giugno. Virginia Torriani. Lucca Summer Festival aggiunge un altro pezzo al suo cartellone 2023. Sul palco di Piazza Napoleone il 29 giugno saliranno i Kiss, leggendaria rock band che proprio il prossimo anno celebrerà i suoi 50 anni di carriera. Dopo aver raggiunto la vetta attraverso personaggi e performance accattivanti, la band ha resistito ai cambi di formazione e alle pause creative per consolidare il suo posto tra gli artisti più duraturi del rock. Conosciuti per le esibizioni strabilianti, i Kiss hanno dimostrato per decenni perché sono senza dubbio lo spettacolo live più iconico del rock and roll. Insignita nella Rock and Roll Hall of Fame, la band ha venduto nell'arco della sua carriera più di 100 milioni di album in tutto il mondo. La data si aggiunge agli altri 4 appuntamenti già confermati: Simply Red il 1 luglio, One Republic il 16, Checco Zalone il 21 e Blur il 22.
Spazio adesso alla cronaca. Sono stati sorpresi dai carabinieri mentre stavano caricando legname su un furgone davanti al capanno di un anziano che aveva poco prima segnalato la presenza di due intrusi nelle pertinenze della sua abitazione. Siamo a Capannori. Si trattava di ladri di legna che dopo un breve inseguimento sono stati catturati dai militari. È accaduto tutto nel pomeriggio attorno alle 15:30 quando il pensionato ha dato l'allarme. In manette sono finiti due uomini di origine albanese, uno di 36 anni, l'altro di 40, entrambi già noti e residenti nel Pistoiese. Ancora la cronaca, sono stati arrestati due conviventi ad Altopascio, zona Marginone, un trentenne di origini marocchine e una 45enne di origine rumena, accusati di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Durante il blitz nella loro abitazione dei carabinieri su delega della procura che aveva emesso un decreto, i militari hanno trovato 12 grammi di cocaina, un bilancino di precisione e 480 euro ritenuti proventi dell'attività di spaccio. Ancora i carabinieri della stazione di Bagni di Lucca e Borgo Amozzano, impegnati nei controlli contro i furti, hanno denunciato un 45enne di origini tunisine. Lo hanno trovato in giro nel cuore della notte con un grosso cacciavite e una pinza, oggetti per lo scasso di cui non ha saputo giustificare il fatto di averli con sé. Già sottoposto alla misura della presentazione periodica ai carabinieri di Castelnuovo per un procedimento pendente, l'uomo è stato indagato a piede libero per il possesso di oggetti, come detto, atti allo scasso. Cambiamo di nuovo decisamente argomento. A Lucca, in centro storico, apre la fabbrica del Natale, il contenitore dedicato ai più piccoli. Aprirà le porte il prossimo giovedì 8 dicembre alle 15 la fabbrica del Natale di Lucca. Il villaggio natalizio, allestito negli spazi dell'ex Museo del Fumetto e del vicino Auditorium di San Romano, ospiterà le iniziative del cartellone Lucca Magico Natale, pensate espressamente per i bambini e per le famiglie, ma anche concerti e momenti conviviali per i più grandi. Ci saranno più giornate dall'8 di dicembre all'8 di gennaio, ingresso totalmente gratuito, ci sarà anche la possibilità di fare la merenda grazie a alcuni partner che si sono voluti aggiungere per garantire la merenda ai bambini, ma sarà anche per gli adulti perché ci saranno degli appuntamenti musicali la sera a partire dalle 18. È un grande contenitore di spazi, sia di teatro, di laboratori per bambini, scambio di regali. Tra le attività, in collaborazione con diverse realtà associative locali, spettacoli di teatro, burattini, musica, giochi, laboratori di cucina e di pittura, letture, tutto a tema natalizio. In alcune giornate i genitori potranno inoltre lasciare i loro figli, a partire dai 5 anni di età, al baby parking teatrale. Mentre i bambini si divertono, i genitori potranno così recarsi a fare acquisti in tutta tranquillità. Chiaramente Lucca sarà animata da eventi anche sia in periferia che in altri spazi comunali in centro, però qua diciamo che raccogliamo il clou degli eventi associazionistici che hanno aderito al Vivi Lucca Natale. Mentre nei sotterranei delle mura è stato inaugurato il baluardo di neve e di stelle. Un altro tassello per Lucca Magico Natale che sta illuminando il centro storico con l'inaugurazione del baluardo di neve e di stelle. L'opera dell'artista Francesco Zavattari è stata collocata nei sotterranei del baluardo San Martino. Grande partecipazione da parte dei cittadini al taglio del nastro con l'artista, il sindaco Mario Pardini e gli assessori Remo Santini, Mia Pisano e Paola Granucci. Questa installazione consiste sostanzialmente nel cercare di portare ulteriore bellezza in questa splendida città, che è la mia città, e in questo luogo in particolare che è uno scrigno magico. Quindi con l'amministrazione comunale, in primis con l'assessore al turismo Remo Santini, abbiamo pensato di realizzare qua una natività mescolata fra lo stilema classico della natività e quella che è la mia arte, i miei intrecci, i miei fili, il tutto con un impatto assolutamente sostenibile. Considerate che tutto quello che si vede qua dentro va a consumare, abbiamo fatto il conto, meno della metà di un phon casalingo, quindi abbiamo pensato ad entrambi gli aspetti, la bellezza e la sostenibilità. Con questa inaugurazione abbiamo dato spazio all'anima più artistica e creativa del Natale lucchese 2022, ha detto il sindaco Pardini, che con l'occasione ha annunciato altre inaugurazioni di presepi e spazi dedicati alle famiglie a partire dal giorno della festa dell'Immacolata, giovedì 8 dicembre. Rimaniamo a Lucca per il bilancio del primo weekend del Desco che ricorda l'oste garfagnino Andrea Bertucci. Luca Galeotti.
Il primo weekend di dicembre ha fatto registrare un numero elevato di presenze a Lucca. La scorsa domenica addirittura in alcune vie era difficile camminare. Un successo di presenze anche per la prima domenica di Desco, manifestazione commerciale dedicata all'enogastronomia, che vede la presenza anche di prodotti di particolare qualità. Sempre al Desco, nel pomeriggio varie le iniziative, come il talk show dello chef giapponese Masaki Kuroda, che ha unito cucina tradizionale della Garfagnana, il brodo di maiale, a quella giapponese. Nella sala del grano, affrescata dal 10Mino, organizzata da FIPE Confcommercio in collaborazione con le condotte slow food del territorio, si è ricordato l'oste garfagnino Andrea Bertucci, a quasi 3 mesi dalla sua scomparsa. A moderare gli interventi Andrea Tagliasacchi, che ha raccolto le testimonianze e i ricordi di tanti amici. Dopo il messaggio audio di Aurelio Barattini, un momento davvero emozionante, il videomessaggio inviato da Carlo Petrini, fondatore di Slow Food. Petrini ha sottolineato quanto Andrea abbia dato alla ricerca e alla salvaguardia del cibo di qualità. La presenza che c'è stata, la qualità degli interventi, le testimonianze degli amici hanno ancora una volta di più messo in evidenza una testimonianza di vita straordinaria, dei valori importanti che bisogna portare avanti, una cultura, una professionalità che sta al centro di un'idea innovativa e importante di promozione del territorio. A termine dell'incontro non poteva mancare certo un momento di convivialità con i 3 presidi slow food della Garfagnana: Biroldo, prosciutto Bazzone e pane di patate cotto nel forno a legna. A Lucca l'iniziativa di alcuni albergatori che hanno ripulito le mura e i baluardi dai rifiuti. Quando si parla di volontari a ripulire la città, vengono in mente associazioni o gruppi di ambientalisti, ma questa volta l'iniziativa è partita dagli albergatori e dipendenti della catena Marriott, che questa mattina si sono rimboccati le maniche con guanti e sacchi forniti da Sistema Ambiente, hanno raccolto rifiuti ed erbacce sulle mura e nei pressi dei baluardi. All'iniziativa hanno aderito una 20ina di persone, con l'obiettivo di dare un segnale di collaborazione, contribuendo ad eliminare elementi di degrado dall'arredo urbano. L'attività di questa mattina, che ci ha visto impegnati in un'operazione di pulizia di un tratto delle mura, rientra in una delle attività organizzate dallo Junior Business Council di Marriott, e quindi attività socialmente utili che ci vedono coinvolti come hotel del settore occidentale d'Italia. In particolare questa mattina abbiamo una delegazione dal Grandi Universo Lucca, quindi da noi presenti in città, più una piccola delegazione di colleghi provenienti dalla C Marriott di Pisa. E sempre a Lucca una grande partecipazione ai test gratuiti in piazza per l'HIV. Grande adesione allo screening per l'HIV organizzato dai giovani del Comitato Locale della Croce Rossa Italiana in collaborazione con il personale medico e infermieristico del reparto malattie infettive dell'ospedale San Luca. 70 le persone che si sono sottoposte al test rapido, gratuito e anonimo, che consente una diagnosi nel giro di pochi minuti. Effettuare l'esame, secondo gli specialisti, è la prima prevenzione e consente un accesso tempestivo alle terapie decisive per determinare il decorso della malattia. Percepire il rischio, fare un test ed eventualmente, in caso di positività, sottoporsi alle cure e ai controlli dovuti. Questo è un elemento fondamentale che in questi anni manca. Presso il nostro ambulatorio noi facciamo oltre 100 test l'anno, l'accesso è assolutamente libero, per cui i soggetti o i pazienti o coloro che hanno intenzione di farlo accedono liberamente e fanno un test nel giro di qualche giorno. In maniera assolutamente personale e anonima hanno il risultato. Questa è la modalità migliore per poter impostare una reale prevenzione. Questo in questo momento manca ed è fondamentale fare queste iniziative, che purtroppo sono soltanto una volta l'anno, per cercare di rendere il più possibile disponibile e pubblico l'utilizzo di questa forma di prevenzione in questa particolare patologia infettiva. L'iniziativa ha visto la partecipazione di tanti giovani, coinvolti direttamente dai ragazzi della Croce Rossa di Lucca. Abbiamo appunto consegnato alla popolazione, oltre che volantini informativi sull'uso corretto del preservativo, anche proprio i preservativi stessi. Abbiamo invitato appunto la popolazione a prendere parte a questa giornata per fare uno screening, diciamo, generale. Ci spostiamo a Castelnuovo di Garfagnana, reunion conviviale per il Viola Club Barga e Alta Garfagnana.
Festa a tinte viola al ristorante D'Aurietta di Cerretoli, dove si è svolta la cena conviviale del Viola Club Barghe Alta Garfagnana, nato un anno fa dalla fusione dei due club, ma riunitosi per la prima volta per una festa dei soci dopo la lunga tempesta Covid. Tanti gli ospiti che hanno preso parte alla serata, tra cui due glorie viola amate come Roberto Galbiati e Sauro Fattori. Con loro anche autorevoli penne e voci che raccontano ogni giorno di Fiorentina, come i giornalisti della Nazione Stefano Cecchi e Roberto Davide Papini, oltre a Giacomo Guerrini di Lady Radio e Toscana TV. Ospiti dunque d'eccezione per la prima festa viola di questo club che mette insieme Mediavalle e Alta Garfagnana, ma soprattutto un'unica grande passione a tinte viola che fa superare fiumi, confini e campanilismi tutti toscani. Al ristorante D'Aurietta, con una cena conviviale ben servita e gradita da tutti, i presenti hanno parlato e vissuto per alcune ore la Fiorentina a 360 gradi. Tra i momenti belli della serata anche il ricordo di Sergio Marovelli, per tanti anni presidente del Viola Club Alta Garfagnana, ricordato dal nuovo club, nato lo scorso anno dalla fusione del club di Barghe e di quello appunto dell'Alta Garfagnana, con una targa consegnata alle figlie e alla nipote. Passiamo allo sport, il calcio. Come ogni inizio di settimana facciamo il punto sulle squadre toscane del girone B della Serie C. Nell'ultimo periodo brilla soprattutto il Pontedera. 9 risultati utili consecutivi, fra cui 7 vittorie e 2 pareggi. 4 successi nelle ultime 4 partite. La copertina di oggi è tutta dedicata al Pontedera, che dopo un inizio altalenante e il cambio di allenatore ha saputo infilare una striscia clamorosa che ha riportato i Granata a ridosso della vetta della classifica. Nella 17esima di campionato la squadra pisana ha vinto il derby del Brilli Peri superando il Montevarchi 2-1, risultato che ha ricacciato l'Aquila al penultimo posto della graduatoria. La classifica del girone B della Serie C è ancora comunque molto corta. In vetta prosegue la corsa della Reggiana che, vincendo 3-0 a Fermo, ha mantenuto un punto di vantaggio sul Gubbio. A sua volta la squadra di Piero Braglia ha fatto bottino pieno in casa, dove ha superato il Siena grazie alle reti di Vasquez al 45esimo del primo tempo e di Toscano, che ha chiuso il match a 5 minuti dal 90esimo. Rallenta la Carrarese, che allo stadio dei Marmi deve cedere il passo alla Torres. Ai sardi basta un gol al 39esimo per vincere. La rete arriva su calcio di rigore assegnato dall'arbitro Angelucci. Dal dischetto Scappini è implacabile. Recupera punti pesanti il Cesena, che vince 3-2 in casa con il San Donato Tavarnelle. Aldino Manuzzi, partenza fulminea dei bianconeri, che in 10 minuti si portano sul 2-0. Corazza al sesto e Adamo al decimo mettono la partita sui binari giusti. Nella ripresa il San Donato accorcia con Ubaldi, ma Corazza al 20esimo sigla la rete decisiva e la propria doppietta personale. Passano solo 3 minuti e Russo segna il 3-2 per gli ospiti, che poi però non hanno la forza per raggiungere il pari. Punto pesante quello ottenuto dalla Lucchese a Chiavari contro un'Entella che fa di tutto per rimanere agganciata al treno che conta. Ad andare in vantaggio i rossoneri, che nella prima frazione siglano dal dischetto con Mastalli un calcio di rigore assegnato per evidente fallo di mano in area. I ragazzi di Maraia avrebbero anche l'occasione per chiuderla, ma mancano della giusta freddezza. L'ultima mezz'ora di gioco è praticamente un monologo dei padroni di casa, che trovano il pari al 90esimo con Favale. Gol rocambolesco con la sfera che, dopo la parata di Cucchietti per il direttore di gara, supera la linea di porta. Inutili le proteste del portiere e dei compagni di squadra, che comunque tornano a Lucca con un punto pesante, oltretutto al cospetto di una delle squadre più attrezzate del girone. Ci fermiamo qui, è tutto per quanto riguarda l'edizione di Lucca Piana e Garfagnana. Adesso una breve pausa pubblicitaria e poi, come sempre, la linea passa al telegiornale della Versilia. Arrivederci.